Ciao amici, ciao amiche. Dunque, alcune novità molto importanti. Per esempio, io vi ho detto tantissime volte che c'è il grosso pericolo che gli alieni ci presentino il conto. Da come si mettono le cose, il conto ce lo presenteranno anche molto in breve. È difficile prevedere, siamo già 2021, metà anno circa, e è possibile che verso il 2025-2030 ci presentino il conto, anche perché è difficile, dovrei fare un discorso lungo per spiegare perché queste date, ma non sono le profezie stupidine che girano, discorso diverso. Stanno facendo fallire tutta l'economia in modo che tutto il mondo si indebiti. Questo siete stanchi di saperlo perché io lo dico molto spesso, però questa volta io vorrei presentarvi la soluzione. Lasciatemi parlare un pochino liberamente, non credete che vi dirò cose che già sapete, perché in questo momento sto cercando di dirvi una cosa nuova. Allora, io quando ho fondato la mia religione, l'ho fondata circa 3-4 anni fa, ho cominciato anche a lavorare sulle criptomonete. Io insieme a un mio amico molto bravo, informatico, molto molto bravo, abbiamo cominciato a lavorare sulle criptomonete. E quindi praticamente io ho speso una piccola fortuna per creare le criptomonete, perché è molto complicato, ci vogliono mezzi tecnici, pure lì c'è tutta una burocrazia. Adesso ci siamo studiati talmente tanto bene come funzionano che siamo diventati abbastanza autonomi da questo punto di vista. Quindi stiamo per lanciare questa moneta della quale già ho parlato varie volte, che si chiama Terrestrial, perché è una moneta terrestre. Tutte le monete, voi sapete, sono state create a debito dagli uomini più ricchi del mondo, che ci hanno fatto credere che alcune banche fossero, diciamo, banche del popolo, ma in realtà non lo erano, tutte banche private. Ci hanno fatto immaginare che fossero banche statali e banche federali, come la Federal Reserve, che in realtà non è mai stata federale, proprio solo il nome, perché in realtà i padroni sono gli uomini più ricchi del mondo. Quindi ecco, come noi sappiamo che gli uomini più ricchi del mondo sono i cassieri degli alieni, allora prima o poi, come stanno facendo fallire il mondo anche approfittandosi di questa emergenza sanitaria, e quindi alla fine facendo fallire tutte le economie familiari, le economie delle città, delle province, delle regioni, dell'Italia, di tutti i paesi del mondo, di tutte le nazioni, alla fine c'è un fallimento generale, e l'unica maniera per pagare questo fallimento è pagare i debiti, no? Ci hanno fatto indebitare fino praticamente a levarci tutto. E l'ultima cosa che vogliono toglierci definitivamente è il pianeta, perché è il loro disegno, il loro progetto. 12.900 anni fa hanno cercato di vincere la guerra per prenderselo. Adesso stanno usando un'altra strategia. Con la guerra non ci sono riusciti, stanno usando la strategia della conquista economica. Io però ho creato la Terrestrial perché è una moneta che non fa parte del gioco alieno. È una moneta terrestre, il nome già lo dice. Sulla moneta c'è scritto pure Talat, trattato alieno di libero arbitrio a favore dei terrestri. E quindi c'è scritto pure Maurizio Fedeli, perché è importante che si sappia che l'ho fatto io, perché io sono un leader religioso terrestre, capito? Io, per far capire l'importanza della mia religione, ho detto: io sono il Papa della mia religione. Non vi piace la parola Papa? Neanche a me. Allora dite che io sono il Dalai Lama della mia religione, cioè sono il massimo esponente di una religione vera che esiste, concreta, che esiste veramente, legalmente, valida in tutto il mondo, esiste, e l'importante è che esista. Però voi sapete che io ho fatto una religione diversa, che non ha una base satanista sotto, ha una base veramente di amore, dell'amore del quale parlava Gesù,
e ha una base scientifica di conoscenza e di consapevolezza. Quindi le basi sono tutt'altro che quelle delle religioni a favoletta che scusate il termine, ma che rincoglioniscono la gente e gli elevano i soldi. Io non ho mai accettato un'unica donazione, un unico euro, e pago le tasse tutti gli anni con i soldi che guadagno con lo stipendio, e quando andrò in pensione pagherò le tasse con i soldi della pensione. Non ci riuscirò, perché le pensioni che mi danno a me c'è da ridere, quindi non lo so. Vabbè, comunque, anche per fare la moneta ho speso un sacco di soldi, una piccola fortuna, credo che circa 30.000 euro, perché ci sono dei costi. Provate a fare una moneta per vedere che succede. E poi bisogna pure riuscirci, gestire in una certa maniera, però io l'ho gestita su basi completamente diverse. Così come per la mia religione, che ho gestito la mia religione su basi completamente diverse. Quindi la mia religione, vi spiego, scusate, la mia moneta, vabbè, sia la mia moneta che la mia religione fanno parte del progetto superista, del superamento di tutti i problemi che ci affliggono e del superamento, buttando alle spalle tutte le stupidaggini che ci hanno rimbambito fino ad oggi, ecco. Quindi questa moneta terrestre a cosa serve? Quando gli alieni ci presenteranno il conto, e ci manca poco per impadronirsi legalmente del pianeta Terra, facendo un passaggio di proprietà, comprandoselo praticamente, ecco, a questo punto, come però noi non abbiamo una moneta terrestre, invece adesso ce l'avremo, fra pochissimo, la sto facendo. È una moneta che esiste legalmente, concreta, reale, vera, una moneta vera, che io però ho creato perché non sia comprata e venduta, non sia, diciamo, usata nel modo convenzionale. Ha un valore equiparabile a più di un trilione di dollari, a più di un trilione di euro, quindi 20 volte più del debito pubblico mondiale. Ecco, praticamente è questo. E ovviamente io però continuo poverissimo, cioè povero nel senso che se io non lavoro non mangio. Quindi non è un discorso di ricchezza personale, assolutamente, perché non posso usare questa moneta. L'ho fatta proprio perché non si è usata per cose normali, perché sennò poi perde anche, diciamo, un po' la logica. La logica è praticamente come loro si fanno i numeretti sui computer e poi prestano a tutti e vogliono indietro i soldi veri e i beni più che i soldi. Non so se mi spiego, loro acchiappano, scrivono i numeretti, scrivono quanti zeri ci mettiamo, 8, 9, 10, ma mettiamo ce ne 11, prestano a tutti e poi si pigliano i soldi veri e poi si pigliano i beni perché la gente non c'ha i soldi per pagare. Ma dice, ah, fate così, poi ci penso io. E ho creato una criptomoneta che ha una logica simile, con la differenza che è dei terrestri. Non è dei ricconi del mondo e non è degli alieni. Non è una moneta a debito e non è neanche una moneta destinata agli scambi banali, compravendita, cioè praticamente non si può usare, io infatti non la posso usare, ripeto, continuo povero come prima, anche se teoricamente questa moneta terrestre vale più di un trilione di dollari, più di un trilione di euro, ok? Praticamente più di 20 volte il debito pubblico mondiale, ed è con questa che noi pagheremo quando e se gli alieni ci presenteranno il conto. Secondo me non è se, secondo me è quando, e ripeto, potrebbe essere forse prima del 2030, non lo so. Difficile, perché dipende da come vanno le cose. Se riescono a farci fare un fallimento totale in breve termine, e ci stanno provando a tutta forza, anche facendo leva ovviamente sull'emergenza sanitaria che ha bloccato l'economia, ha fatto proprio un macello, hanno usato pretestuosamente proprio per... Vabbè, queste cose già le sapete, è inutile che vi spiego. Io quello che volevo dirvi è che io prendo misure concrete per risolvere i problemi, nel senso che c'è gente che chiacchiera e poi non fa niente, non conclude niente. Io per la divulgazione ho speso un sacco di soldi per farvi sapere come la penso, poi ho creato una religione,
pure lì ho pagato un sacco di soldi, ancora pago le tasse, quindi ci ho sempre rimesso. Adesso ho creato una criptomoneta che vale un'immensità di soldi, ci potremmo comprare 20 pianeti, ecco, eppure lì ho speso un sacco di soldi, tipo 30.000 euro per creare questa moneta, però non me ne vento, sono contento. Praticamente ho speso tutti i miei risparmi, però sono contento perché ho fatto una cosa utile. Spero che appreziate almeno il mio sforzo o che almeno cerchiate di capire. Ma che sta a fare Maurizio? Sei impazzito? No, infatti, vi spiego tutto molto dettagliatamente. Però, insomma, queste sono insomma delle novità delle quali non vi avevo ancora parlato, poi magari vi farò vedere di che si tratta, spiegherò meglio. Adesso, cioè, vi ho accennato questo, no? Vi ho accennato, da un po' che vi dico, guardate, sto facendo una criptomoneta. A dire il vero ne ho fatte due, una di prova e una vera. Una di prova perché quella lì serviva per fare alcuni test, alcune cose, no? Quella di prova, io lo do un nome, l'ho chiamata Maurizio Coin perché bisogna che si sappia che l'ho fatta io come leader religioso terrestre. Chiaro? Perché ha uno statuto speciale un leader religioso terrestre, per questo è importante che insomma si sappia che è la mia moneta, se no. Sulla Terrestrial c'è scritto pure Talat, c'è scritto Terrestrial, poi c'è scritto Talat. E poi c'è scritto in inglese sia di qua che di là 1 million dollar, 1 million dollar, praticamente ogni coin vale 1 milione di dollari, veramente vale più di 1 milione di dollari, circa un milione, più di 1 milione di euro, credo 1 milione di sterline, una cosa del genere. Gli ho dato un valore molto alto, tanto non deve circolare, deve star lì pronta perché è vera e valida, a corso legale tutto. Quando loro vogliono che i terrestri pagano il debito, zatti, becca di questi. E ci avanzano i soldi per comprarsene altri 20 pianeti. Capito? Con quella moneta che ho creato io, la Terrestrial, ci paghi tutto il debito mondiale, ci pagheresti 20 volte il debito mondiale. Come vedete io faccio delle cose concrete. Vi ricordate quando avevo detto che bisogna pensare fuori dalla scatola? Avete visto quel test dei 9 puntini? Bisogna unire 9 puntini con 4 linee senza staccare mai la penna. Vi ho fatto vedere che bisogna pensare un po' fuori dagli schemi. Infatti, se vogliamo veramente sopravvivere a tutto quello che ci affligge, dobbiamo pensare un po' fuori dagli schemi, fare tutte cose legali, molto legali, perché altrimenti poi non hanno neanche efficacia. Io ho fatto una divulgazione legale, una religione legale, una moneta legale, ok? Forse ci saranno anche altre sorprese e per il momento è questo. Viviamo da sempre, ma questo già lo sapete.